Bilancio positivo dei carabinieri di Agrigento per un'estate sicura e serena nella località estiva di San Leone. Quella trascorsa, comunicano i carabinieri di Agrigento, è stata una stagione estiva caratterizzata da una massiccia intensificazione dei servizi di prevenzione a San Leone di Agrigento, attuati dai carabinieri per contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale e dei parcheggiatori irregolari. Dopo 3 mesi di ininterrotta presenza sul lungomare, con l'assiduo contributo della polizia locale di Agrigento, i carabinieri del comando provinciale hanno tracciato un bilancio delle attività svolte e i risultati sono stati quelli sperati. La semplice e costante presenza quotidiana dei militari dell'arma lungo i viali di San Leone ha letteralmente dissuaso la grande massa di commercianti ambulanti che negli anni scorsi aveva invaso le strade del litorale sanleonino. Numerevoli blitz svolti dai carabinieri in borghesi tra le varie file di auto in sosta hanno consentito di scovare in totale 16 parcheggiatori abusivi, sorpresi mentre effettuavano l'illecita attività pretendendo l'obolo dei turisti e dei cittadini. In tutto sono stati sequestrati circa 20.000 euro in contanti, trovati nelle tasche dei parcheggiatori abusivi. Nei loro confronti si è levata una vera e propria stangata, con 20.000 euro di sanzioni pecuniarie. Per l'operazione di prevenzione, in sintesi, sono stati impiegati 500 carabinieri che hanno pattugliato intensamente l'area in questione per oltre 3.000 ore, identificando e denunciando in totale l'autorità giudiziaria 12 venditori ambulanti irregolari, con il sequestro di un cospicuo quantitativo di merce contraffatta, tra cui borse, portafogli e scarpe, tutte griffate, elevando ulteriori sanzioni per oltre 15.000 euro. Frequenti inoltre il blitz attuati con il supporto dei reparti speciali, il nucleo dei carabinieri antisofisticazioni e sanità, il nucleo dell'ispettorato del lavoro, che hanno permesso di eseguire verifiche per la tutela della salute dei consumatori e il contrasto del lavoro nero. Il bilancio è di 10 attività di ristorazione controllate. In 3 casi sono scattate le denunce e le sanzioni per oltre 25.000 euro con il sequestro di circa 1 quintale di prodotti alimentari. In particolare, in occasione dello street food svoltosi ad agosto a San Leone, i carabinieri hanno sequestrato 40 kg di carne in cattivo stato di conservazione, denunciando un ilariano 40enne titolare di uno stand dedicato alla preparazione dei panini e cibo da asporto. Quanto al lavoro irregolare, durante le verifiche in totale sono stati scoperti 3 lavoratori in nero. Il risultato finale della massiccia operazione di prevenzione in definitiva è stato raggiunto, ovvero 0 ambulanti abusivi per il periodo estivo a San Leone, consentendo così ai cittadini di poter tornare a godersi liberamente il lungomare della città di Agrigento.